Un saluto a tutti gli amici di HDBlog. Finalmente, dopo alcuni mesi dall'uscita in America, siamo riusciti a testare e provare il nuovo Dell Streak. Il primo terminale della casa americana con display da 5 pollici, risoluzione 800x480 pixel, fotocamera anteriore e sensore di luminosità e prossimità, 3 tasti soft touch nella parte anteriore, tasto fotocamera, tasto power on, power off, volume, jack da 3,5 mm, parte posteriore è pulita con la fotocamera da 5 megapixel e flash, parte inferiore il connettore pin proprietario. Il device è un tablet phone, quindi con tutte le funzionalità telefoniche complete, manca la videochiamata che può essere effettuata solo tramite connessione dati. Il device ruota anche in verticale in moltissime delle schermate, in verticale non va praticamente soltanto la schermata home, che come vedete torna orizzontale automaticamente. Il sistema è Android 1.6, che è stato completamente personalizzato dal produttore ed è stato reso veramente molto, molto interessante e completo. Innanzitutto troviamo una guida iniziale per poter utilizzare il telefono molto semplicemente attraverso una serie di suggerimenti che ci mostrano tutte le funzionalità della barra superiore, dei menu e dei tasti fisici. Il menu è stato posizionato in alto e con un effetto tipo fumetto molto carino ed è molto pratico e veloce da utilizzare. Presente ovviamente tutte le applicazioni Google in versione 1.6 e il Google Market che va settato con la propria mail. Presenti 4 schermate per la home che sono poi visualizzabili tramite questo indicatore di stato. Premuto questo è possibile andare a aggiungere altre schermate e quindi aumentarne il numero fino a 6, e come vedete ogni schermata ha uno sfondo diverso e quindi è possibile impostare le varie schermate con un layout completamente diverso. Sono tanti widget presenti nel telefono e personalizzati dal produttore, a partire da Facebook, dalle email, dalla musica, posta elettronica e così via. Come vedete hanno un effetto e un layout diverso rispetto ai classici widget Android. Ovviamente è possibile poi spostarli in tutte le schermate. Carino anche l'effetto delle icone con questa cornice quadrata che dà un senso di ordine maggiore rispetto al menu classico. Barra di notifiche che consente anche di attivare le varie funzionalità della connettività, vedere anche lo stato della batteria, il segnale del telefono in quanto è un tablet phone, in questo caso non abbiamo la SIM. Andiamo a vedere poi ancora alcune funzioni del menu e ad esempio la navigazione internet. Apriamo il sito di HDBlog. Come possiamo vedere la navigazione è fluida e molto veloce nonostante sia la versione 1.6 che comunque a livello di velocità e rendering è inferiore alla 2.1 o 2.2. È presente il multitouch implementato direttamente da Dell, che sembra funzionare piuttosto bene, è molto morbido nello zoom, non ha particolari impuntamenti, anzi nessuno durante le prove fatte. Ovviamente la schermata internet può girare. In questo caso le informazioni, quindi il testo dell'articolo si riesce a leggere in maniera abbastanza difficoltosa, ma in questa posizione orizzontale si riesce a leggere senza zoomare, quindi in maniera molto facile e veloce. È possibile vedere anche i video su YouTube tramite il player YouTube, in quanto il browser non supporta ancora la tecnologia Flash. Quindi un comparto multimediale ottimo anche con la musica divisa per album, artisti, compositori, playlist. Ora in questo momento non c'è nulla all'interno del device.
Come vedete, il tutto risulta molto fluido e veloce, non ci sono impuntamenti, anche il browser, so che il programma Gmail funziona molto bene, purtroppo come avete, scusate, Google Maps funziona molto bene, purtroppo non c'è il multitouch perché è la versione 1.6, ma sicuramente con un prossimo aggiornamento verrà implementato anche lo zoom tramite il pinch to zoom. Vediamo un attimo le dimensioni paragonate a un 4 pollici, come vedete è abbastanza più grande, ma anche la superficie di schermo è decisamente maggiore. I materiali sono ottimi, davvero un assemblaggio molto molto buono, e abbiamo la cover posteriore che slitta verso il basso e nasconde l'altoparlante molto grande posteriormente. Quindi un device che, oltre a avere un hardware potente, perché da 512 MB di RAM e un processore da 1 GHz, risulta estremamente buono come costruzione, e speriamo possa arrivare in Italia presto, perché è un device che può trovare un interessante pubblico di interesse. Andiamo a vedere un attimo anche la fotocamera, eccola qui, interfaccia foto. Ora abbiamo praticamente sulla fotocamera l'antitaccheggio, e quindi oscura molto la visualizzazione, però possiamo vedere come il costruttore ha operato anche su tutte le customizzazioni software, quindi è possibile poi visualizzare video e foto direttamente dal menu laterale, molto comodo perché è possibile poi velocemente, senza uscire dall'applicazione foto, andare a vedere le nostre immagini. Molto interessante anche la tastiera software, perché ci offre un layout full QWERTY, ovvero abbiamo sia tutti i tasti lettera, sia i tasti numerici su un'unica schermata. Questo è veramente comodo, soprattutto per scrivere testi, indirizzi, internet e così via. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da iNiccolò e da Giuseppe.